www.radiocomica.it. Maestro, ci pompi, maestro. Prego, prego, maestro, ci pompi. Oh, madonna mia. Un attimo. Ma perché sei vestito da Squid Game? Perché, però, maestro? Però quella di Palmieri è bella, originale. È originale, sì. Ma va, fa schifo tutte e due, ma non no. Ha la patch. Ma no, hanno la patch quella originale, no. Si poteva togliere. Con questa sì, ha la low sì. Patch. Scusa. Ma c'è un commercialista oggi in studio, no, con Paolo. Marco. Buongiorno, salve. Ho portato il mio notaio. Non parla. È il periodo delle tasse, lo so. Ha subito la lobotomizzazione, sai, quella di una volta con i tre colpi. Lobotomia, sì. Lobotomia. Sentiamo la voce, sì. Sentiamo. Ma l'ha già ricevuta da Mario Draghi da un bel po', lui comunque, senti, sereno. Sì, sì, prego. Distrutto dall'alcol e dalle cattive amicizie in Liguria. Mamma mia, distrutto. Mio fratello, non è che... Ma beh, insomma. Che poca empatia. Iniziamo. Lo distruggo oggi. Lo distruggo. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio, e non ha intento. Ciao, come va? Sapete, stamattina mi sono alzato con un solo pensiero: farmi segare in due da Mago Silvan. Intanto che lui si prepara, volevo presentarvi. Signor Silvan, mi raccomando, faccia molta attenzione. Grazie. Alla console, Pippo Palmieri, che stasera insieme a Wender suonerà al Teatro Mucchetti di Adro Brescia. Ai microfoni di Milano, Paolo Noise e Fabio Lisei. Salve. Ecco, ci siamo. Il mago sta per segarmi in due. Aspetti un attimo perché devo presentare Marco Mazzoli. È la parte più importante del programma. Perché? No, vedo le mie gambe muoversi ma non sono attaccate al mio corpo. Mamma, è incredibile. Non sono morto. Senza soffrire. Scusate, mi stanno chiamando. Sì, sì, pronto? Prego. Non l'ho capita. La sigla paradossale. Ragazzi, Fabio è completamente perso. Cioè, in un altro mondo. Ascoltatori non lo capiscono. Aiuto! Lo Zodi 105. Oddio, sto male. Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia. Buongiorno! Buongiorno Italia! Buongiorno! No, ma voi stasera vi prego, guardate il canale 157 del digitale terrestre per vedere in che condizioni. Perché poi lo vedi, durante la sigla aveva gli occhi che andavano per i cazzi suoi. Sì, sembra che ti è esploso il microchip in testa come Missione Impossibile. No, senta, però se sono curiosi, esatto. Possono andare adesso in streaming sul sito di 105, il sito dello zoo. Fabio. No, Marco, ma non parla di me? No. Ma non parla. Hai visto che non muove la parte superiore della bocca? Un po' anestetizzata, sì. Ah sì, addirittura. Fabio, ma sei così messo male? Ma veramente? No. Non si sente neanche quando parla. Non si sente. Ma nella tua testa, cioè, cos'è che senti? Gling, 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 rumore in questo momento. Ho capito. Allora, facciamo sottovoce, dai. Sì. Oggi facciamo lo zoo. Grazie, sottovoce, sì. Va bene così. Spieghiamo poi cosa è successo ieri sera. Allora, ieri sera Fabio Lisei è andato a celebrare suo fratello che è diventato... Cos'è che è diventato? Professore associato. Associato a cosa? Sai che mi fa impressione? Perché non parli. Cioè, allora sembri ieri me. Noi abbiamo una chat, no? La chat dello zoo, dove ci scambiamo di tutto, no? Robe importanti per il programma, a volte ci perculiamo. A un certo punto, da nulla, sbucano delle foto di Lisei con in mano una serie di alcolici. E lì è iniziato il delirio, perché le foto poi sono andate sempre peggiorando. Sì. Primi piani dei suoi molari, cioè una serie di immagini che sinceramente... Non hai visto l'ultima? Erano un po' un preview di quello che sarebbe accaduto. No, l'ultimo. No, però sì. non la dovete pubblicare. No, giuro, non la pubblico. No, non la si pubblica, la si fa vedere solo in web. Paolo, non gridare che gli dai fastidio. No, ma io sono lontano. Ma non andate così veloce, ragazzi. Ok. Allora, aspetta. Puoi cortesemente mostrarla un attimo, un secondo. Te la faccio vedere in webcam? Sì, dai, facciamola vedere in webcam. Poi la vedono tutti. Sì. No, non la vede nessuno. Ma vabbè. Scusa, sì. La scelta di mettersi la camicia e il maglione da... No. No, hai vomitato. No, io no, non sono io quello.
Vabbè, chi così non si spieghi. Tanto è uno dei partecipanti. No. Comunque, non è che mi sono vestito, è che ero vestito così ieri sera. Ok. Ma e dove hai dormito? Non lo sai. No. Come non lo sai? So che qualcuno mi ha tolto le scarpe a un certo punto. Ma come hai fatto ad arrivare qua oggi? Come hai fatto ad arrivare oggi? Messo la sveglia. Scusa, mi sorge una domanda spontanea, visto che noi siamo distanti, non è che ci vediamo. Chi è che ha montato il blocco della Puccioni oggi? Perché non credo l'abbia fatto tu. Ma no? Non l'hai fatto tu, Marco? No, l'ho montato io tra poco. Perché mi è venuto l'ansia della Madonna che non ho fatto qualcosa. Io ho avuto. Perché stamattina scrivo la Puccioni. Senti, Puccioni, allora è tutto a posto, l'ha montato Fabio il blocco e lei. Non lo so, dico, cazzo, la tua precisione mi sconvolge ogni volta. Senti, Puccioni, invece, mentre Fabio Lisei cerca di riprendersi, qualcuno gli porti 20-30 caffè, una pera di coca, non qualcosa, ho pranzato. Cazzo, vogliamo cazzo. Ringraziare Fabio che si è aperto con noi oggi, bravo Fabio. Sì, grazie, bravo. Chi è bene. Il prossimo? All'anonima, all'anonima. Maestro, vuole parlare del suo problema con la droga, maestro? No, prego, io ho espulso l'ernia ieri. Dal naso, però, da culo. Puccioni, ci racconti cosa allora, è successo allora, nel mondo di curioso e interessante puttana troia? Che senso? Vabbè, oggi intanto per bilanciare i tuoi insulti è il compleanno di Papa Francesco, quindi auguri perché compie 85 anni. Come si chiama veramente Papa Francesco? Francesco. Franci. No, Francesco è il nome che Francesco lui ha scelto. Francesco Barghez. Bergoglio. No, Bergoglio è il cognome, ma di nome? Ora in questo momento non mi ricordo. Barbie Bergoglio. No, saputo. Bob comunque. Bergoglio sarebbe bello. Bob. Comunque oggi si parla del fatto che l'Economist, il settimanale inglese, ci ha incoronati come paese dell'anno, però bisogna stare attenti a non far diventare Draghi presidente della Repubblica, altrimenti non... L'Economist, come mai che non si fa i cazzi suoi? Perché sapete che a gennaio ci si voterà Puccioni. Per il Presidente della Repubblica. Dopo entriamo nel merito, perché va spiegato un po' questo articolo, perché è un po' un fumo negli occhi, una presa per il culo. Ma ne parliamo dopo. Esatto. Poi, non fare quella gnegnegne. Tu fai la giornalaia, leggi i titoli e basta, esatto, no? Però poi bisogna entrare nel merito. Esatto. Della serie non si salva nessuno, anche Mr. Big, ovvero Chris Knott di Sex and the City, è stato accusato da due signorine di molestie, se lo sono ricordate. Se lo sono ricordate vedendo And Just Like non That. Non so chi sia. Dai, è il fidanzato della bionda nella serie Sex and the City. Tu guardi Sex and the City, tu, Marco? No, mia moglie lo guardava e mi obbligava con delle fruste e degli elastici. No, perché non ci sono etero che guardano, maschi etero che guardano. Io pianto quando si è sposata Carrie. Comunque, non è che possiamo preoccuparci solo del pubblico maschile, no? Giusto. Poi troia, come l'hai guardato male. Poi occhio, se volete farvi dei tatuaggi colorati andate alla svelta, perché dal 4 gennaio 2022 si potranno fare solo in bianco e nero, in ma quanto non è l'Unione vera Europea. E questa è una grandissima puttanata, una grandissima troiata, una cagata, è una bugia. Figa, ragazzi, quando si ubriaca Lisei diventa Mazzoli, è incredibile, è pazzesca sta roba. Bruce Springsteen ha venduto ha ceduto i diritti a Sony del suo intero lavoro come cantautore, compreso Born in the USA, a 500 milioni di dollari. 500 milioni Quanti di dollari? Quanti debiti ha fatto? Allora, io posso essere libero di dire quello che penso. A me Bruce Springsteen mi fa cagare. Pure a me fa schifo in Brasile arriva lo spunto per i nostri politici, visto che si sfidano molto spesso in TV, poi quello raccoglie, quell'altro non raccoglie. In Brasile si sono sfidati su un ring, il sindaco e un ex consigliere, per risolvere un litigio su una questione. Chi ha vinto? Ha vinto il sindaco, però non si sa poi se ha vinto anche la questione. Vabbè, ma queste notizie sono facezie. Su che abbiamo scommesso ieri. No. Ieri un ascoltatore aveva detto della Nord Corea che non si poteva ridere. Uh-huh. Da oggi e per i prossimi 11 giorni non sarà veramente possibile ridere, sorridere, consumare alcolici, celebrare compleanni e nemmeno funerali, altrimenti si rischia l'arresto o la condanna a morte. Perché? Perché oggi è il primo decennio di dittatura di Kim Jong-un.
ma è anche la, il giorno della scomparsa del padre Kim Jong-il, che era avvenuta il 17 dicembre del 2011. Ma scusa, io il titolo, di il titolo del padre, perché il titolo fa riderissimo, non so se c'è scritto tipo presidente eterno, una roba. Sì, suo padre era immortale, presidente per sempre, esatto, immortale. E quindi per 11 giorni viene trasmesso Honolulu. No. Se io non fossi in queste condizioni non avresti mai fatto una battuta del genere. Allora, tu stai picchiando, scusate, un uomo che caga. Torniamo su questo titolo, il paese migliore, eccetera, che gli inglesi stranamente, che di solito ci pigliano per il culo, hanno dato al nostro bel paese. Che per amor di Dio, è vero, a livello sportivo, alle Olimpiadi abbiamo fatto il culo a tutti. A livello di vaccinazioni l'Italia è stato il paese più vaccinato in assoluto, anche se la Spagna poi supererà l'Italia. E per quanto riguarda i gruppi musicali, i Maneskin sono diventati degli dèi in tutto il mondo. Però va anche ricordato che i 68,56 miliardi di sovvenzione che noi abbiamo ricevuto andranno restituiti prima o poi e quindi creeranno un debito pubblico pari al 154,8% del PIL del nostro paese. Uno. Due, l'Italia è il paese che ha aumentato le emissioni di gas serra rispetto a tutti gli altri paesi. La disoccupazione giovanile è al 29,8%. Ci sono denatalità, nel senso che non sono nati gli stessi bambini degli anni precedenti, anzi siamo sotto di 12.005, mi sembra. E poi ci sono altre due o tre però cose. Però scusa, insomma, quella è una buona notizia. Perché se noi, no, esatto, perché se noi affrontiamo la discussione dal punto di vista che siamo un popolo di merda, il fatto che ne nascano meno, secondo me, è una buona notizia. Ma scusa, no, cioè, meno stronzi. Secondo me la lucidità di Fabio non è necessaria per l'andamento della diretta, ragazzi. Ha delle defezioni importanti a livello psichico. Cioè, in sintesi, non è che si misura la salute di un paese in base alle siringhe, ai maneschi e alle Olimpiadi. Cioè, insomma, ci sono tantissimi altri fattori. Anche gli europei. Esatto. Sì. Allora non è che c'è anche il calcio. Quello che avevo capito io leggendo l'articolo dell'Economist è che in pratica loro avevano premiato l'Italia perché uno, in questa situazione di difficoltà, nonostante le divisioni, molte forze politiche si fossero messe insieme superando le reciproche divisioni. Si chiama metterla nel culo al popolo, è una roba diversa, del paese. Fabio. E due, ma quale bene del paese? No, questa è la motivazione che ha scritto l'Economist. Ma com'è possibile che cioè, le persone sono sempre quelle, lì, c'è un blocco dopo che lo racconta, che ha preparato la Puccioni. Cosa? E due, c'era anche un'altra cosa, perché per la prima volta, forse nella storia dell'Italia, si sono fatte riforme strutturali importanti rispetto al nostro passato. Stai dicendo delle cose giuste, Fabio, ma... Cioè, è il modo in cui le dici. Allora, Fabio... Cioè, ti ascolterei per ore, dormendo. Sta passando l'infermiera che ti guarda, forse ce l'ha. Semolino stasera. Madonna. Sai che lo invidio, perché lui stasera si mette davanti alla televisione alle 7:15. Alle 7:32 è morto. No, devo fare l'elettrostimolatore. Dove? Oh, porca troia. Devo attaccare l'elettrostimolatore. Sarà un pesce morto sul divano. Posso dire, preferisco la vita di Alisei che va fuori ogni tanto, si spacca, si ammazza, che quella di Paolo che passa tutti i suoi mercoledì a guardare Chi l'ha visto. Se Chi l'ha visto è un bel programma. Ma vai a fanculo, sentilo, ci colleghiamo, senti qua, vai Pippo, vai, andiamo. Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Bello! La sera dello scorso 8 dicembre, Giancarla Moccio Albino, 17 anni, si reca in tabaccheria per acquistare un accendino. Da quel momento, di lei si sono perse le tracce. Che figata essere Giancarla Moccio Albino! Figlia di Odialfo e Alitata, due cannibali vegetariani adoratori di Giancarlo Magalli, a pochi giorni dalla nascita Giancarla riceve il regalo più bello che un genitore possa fare a un neonato. Un tatuaggio di Giancarlo Magalli sulla fronte, completamente nudo, con il fallo in erezione. Un fallo gigantesco con la capocchia a forma di casetta dei fatti vostri. La devozione dei genitori nei confronti di Giancarlo Magalli si rivela una vera manna dal cielo per la piccola Giancarla. Ogni domenica il padre le rasa la testa a zero, lasciandogli solo i capelli ai lati per farla assomigliare al proprio idolo. Mentre la madre la sottopone a una dieta grassissima e povera di nutrienti per assicurarsi che la bambina diventi cicciottella senza però crescere oltre il 1,55 m. Ma è a scuola che Giancarla ottiene le emozioni.
picchiata da compagni e professori, chiaramente invidiosi del suo bel tatuaggio sulla fronte, dell'acconciatura alla moda e del tanfo proveniente dal completo da presentatore televisivo che i genitori la costringono ad indossare anche in pieno agosto, Giancarla si innamora perdutamente di un compagno di banco, Mirko Bresciamella, che in 5 anni di scuola arriverà a chiederle in prestito, senza mai restituirla, una somma vicina ai 30.000 euro. La vita di Giancarla è una favola che diventa realtà e non fa che migliorare quando per il 16° compleanno i genitori le regalano un'operazione di chirurgia estetica per ridurre il seno, aumentare la pancia e rimodellare la struttura ossea del volto a immagine e somiglianza del noto conduttore televisivo. Bella, libera di essere se stessa e felice. Era questa, in poche parole, Giancarla Moccialbino. No. Ed è per questo motivo che gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma cosa è accaduto allora a Giancarla Moccialbino? Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Giancarla. Sì, me la ricordo, stavo quasi chiudendo quando chi mi entra in tabaccheria? Giancarlo Magalli, ma io non ci potevo credere. Poi ha parlato e aveva la voce da donna e puzzava pure, ma puzzava come una capra. Allora ho capito che non era Giancarlo Magalli, che delusione. Vabbè, comunque mi chiede un accendino e un gratta e vinci, poi si mette a grattare il gratta e vinci e fa: sì, ma vieni, mi posso pagare l'operazione per tornare normale, sì. E poi corre via saltellando come se avesse vinto la lotteria. Come una catapulta, fa roba da pazzi, va. Ha detto anche io mentre scappava, me lo ricordo. Sì, ma non si può dire. Giovanni, dai zitto. Dopo questo episodio di Giancarla Moccialbino si sono completamente perse le tracce. È scappata. Il PM che si occupa delle indagini è sicuro che si tratti di un rapimento, perché Giancarla non aveva nessun motivo di abbandonare la sua vita perfetta. Ma come no? Ma Giancarla, ovunque tu ti trovi, prigioniera, se per caso in questo momento sei alla visione e all'ascolto del nostro programma, i tuoi amati genitori hanno un messaggio per te. Signor Magalli, che emozione! Lo seguiamo sempre! Conveniente per la trasmissione! Andando a vedere trasmissioni! Uno, seguo la uno! Io la due! Montana! Stronzo! Papà! Noia, sto parlando io! Papà! Vaffanculo! Ho fatto la cacca! C'hai 44 anni, cara, pulisciatelo! E le scarpe, papà! Puttano! In effetti, perdere una famiglia così, ragazzi, è... Non proprio i Ferragnez, direi. No. Erano i Ferragnez. Che un po' rappresenta anche una percentuale del nostro bel paese. No, mi fanno morire quelli che dicono: ma non puoi per una volta gioire del tuo paese. Ma ho detto soltanto che non è che si può solo gioire di alcune cose e far finta che non esistano altre. Va guardato nel globale, ci sono ancora dei problemi. Tipo, guadagnare 1000 euro al mese quando la vita costa il doppio. Cioè, se una volta tu guadagnavi 2 milioni di lire al mese, no? E potevi fare determinate cose, toglierti due sfizi, sopravvivere meglio. Quando siamo passati all'euro, il tuo valore praticamente si è dimezzato, ma il costo è diventato il doppio. Sta roba qua non è mai stata risolta. No. E siamo rimasti tutti col cazzo nel culo. No, sai perché mi dispiace? A me dispiace per quelli che negli anni 80 dicevano: vorrei fare quello che lavoro in banca perché guadagno 3 milioni al mese. Sì, adesso vero, quello che lavora in banca guadagna 1500 euro, non è uno sfigato di merda. Quello che lavora in banca guadagna 3000 euro. Ma che cazzo dici? Ma dove cazzo le mai visti? Quello che fa le pulizie in banca guadagna 1500 euro. Ma no, Fabio, dai, allora, quello che fa il lavoro. Quello che fa il lavoro normale in banca guadagna poco, poi c'è ovviamente il direttore, dice dai. Ma sì, no, uno lo sportello. Allora, che lo stipendio è 1700 euro al mese, che è lo stipendio medio italiano, è uno stipendio importante. Ma scusa, abbiamo uno strumento meraviglioso, sono gli SMS e i WhatsApp, 342 41 15 105. Sinceri, mandateci solo esatto, la cifra che guadagnate, la media che guadagnate al mese, così capiamo qual è la media degli italiani che ascoltano almeno lo zoo. Hai aperto la mail, Marco? È arrivato il contratto? No. Cioè, scusa, non è arrivato anche a me. È arrivato l'editto.
Sì, no, aspetta. Perché allora, ricordiamo che la parola contratto significa contrattare. Sì. Nel nostro caso è stato un ordine. Firma immediatamente. Firma o il muori. Ricatto. Sì. Poi a me hanno tolto ancora un po', no? Sperando che io non mi accorgessi. Io, guarda che io la prima pagina che ho guardato era quella del compenso. Perché ce ne sono altre? Del resto che devi incatenato dire grazie al Signore tre volte all'anno. No, ma io per 10.000 euro lo faccio. Cioè, no, ma io allora ho scritto al nostro bellissimo direttore, ho detto guarda che ci sono dei problemi, fa firma e non farti domande. Ma che cazzo siamo in Matrix? Tu non ti preoccupare, firma. Ma sai cos'è la presa in culo? Contratto rosso, contratto blu. Quella roba lì che mi fa andare fuori di tutto. Beh, allora, prima abbiamo fatto un esempio, no? Cioè, quando noi eravamo prima, ieri in realtà, anch'io sono un po' rincoglionito oggi. Ieri abbiamo parlato della differenza tra noi, la nostra generazione quando eravamo giovane, e la generazione di oggi che sta vivendo un periodo obiettivamente difficile, no? Una pandemia, 2 anni, chiusi in casa, mascherine. Ragazzi, stanno patendo molto. Stanno patendo tantissimo. Però adesso non vogliamo dire che anche noi anzianotti abbiamo vissuto un periodo così grave. Però se tu vai a analizzare gli anni 80, gli anni 90, sì, è vero che da una parte ci siamo divertiti, stavamo bene, però anche noi abbiamo avuto una specie di pandemia, che era quella del terrorismo. Abbiamo riassunto un po' il tutto all'interno di questo blocco, scritto dalla meravigliosa, intelligentissima, nonché chiavabilissima. Troppo? Troppo. Secondo me è un passo indietro. Secondo me è body shaming. È importante. Sì. Beh, chiavabilissima non è body shaming. No, body shaming. No, non esiste come termine, quindi non può essere accusatorio. Esatto. Vabbè, la Puccione ha scritto questo blocco bellissimo. Sentiamolo, prego. L'Italia non è un paese per giovani. Lo sottolinea il portale scuola.net, riportando alcuni passaggi del 55esimo rapporto sulla situazione sociale del paese 2021, con cui il Censis fotografa in particolare la popolazione tra i 18 e i 34 anni, descrivendo una condizione anche mentale al tempo della pandemia non proprio positiva per i nostri ragazzi. Secondo quanto rilevato dal Censis, infatti, il 74,1% ritiene che ci siano troppi anziani a occupare posizioni di potere negli ambiti dell'economia, della società e dei media. Se guardiamo a tutta la popolazione, la percentuale si ferma al 65,8%. Il 54,3% dei 18-34enni, a fronte del 32,8% della popolazione complessiva, crede che le risorse pubbliche vengano spese in modo eccessivo per gli anziani, mentre ai giovani rimane ben poco. Di conseguenza, il 66% dei giovani tende a non fidarsi del governo, valore che non si discosta dalla media degli europei della stessa fascia d'età, 65%. Come a dire che in tutto il vecchio continente le nuove generazioni si sentono poco ascoltate nei loro bisogni. E noi? Noi ragazzi degli anni 80? Come vedevamo questo paese? Alla fine, anche senza una pandemia che ci bloccava in casa, allo stesso modo. Non abbiamo vissuto le grandi guerre, ma eravamo terrorizzati dallo spettro della guerra fredda. Abbiamo vissuto nella paura degli attentati, che arrivavano all'improvviso a squarciarci la vita, in una piazza o su un treno verso le vacanze. La politica non ci rappresentava, perché tolto il coperchio del vaso di Pandora, abbiamo scoperto che tutti rubavano per il proprio tornaconto. E quando qualcuno ha provato a fare pulizia, l'abbiamo visto saltare in aria insieme ad un'autostrada, o in una via del centro di Palermo, o in un'antica strada del cuore di Firenze. Sempre le solite facce, le solite persone nei soliti posti, e quando ne saltava uno, ce n'era sempre un altro di pari età pronto a prenderne il posto. Non cambiava niente, e nessuno ci ascoltava, allo stesso modo di oggi. E noi non credevamo più in nessuno. Ma continuavamo a vivere e a sperare nel futuro, il nostro. Noi avremmo cambiato le cose. Poi però, ora che finalmente siamo arrivati ad occupare posti di rilievo, siamo i primi a dimenticarci di quando eravamo noi a scalpitare e a chiedere alle persone più grandi, eufemismo dichiarato, di farsi da parte. Siamo distanti dai nostri figli esattamente come i nostri genitori lo erano da noi. Le istituzioni sono lontane dai loro desideri nello stesso modo in cui erano lontane da noi. Forse è arrivato il tempo in cui bisogna imparare ad ascoltare, ma siamo troppo presi da noi stessi, dalla nostra voglia di riscatto, per comprendere le loro ragioni e i loro bisogni, che non sono niente di più e niente di meno di quelle che avevamo noi alla loro età.
Brava Puccioni! Brava, 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 brava. Guarda come contenta lei, Puffina. Quando esce questo film? Bello. No, magari. No, sapete una cosa molto bella di questo programma? Che ognuno di noi è un po' insicuro. A parte Alisei, che è convinto di essere un supereroe, ma oggi lo possiamo annientare. Lo possiamo annientare perché è ubriaco. Per il resto, ognuno di noi ha delle insicurezze, quindi anche la Puccioni. Quindi bisogna spronarla e poi tira fuori queste robe, questi pensieri bellissimi. Brava, Puccioni. Brava, Puccioni. Sono orgoglioso di te, Puccioni. Brava. Ma riusciamo ad ammettere che alla fine... siamo troppo ambiziosi. Troppo. Sai che mi ha rotto il cazzo l'altra frase? Sai che mi sono rotto il cazzo io per primo che la stavo dicendo. Perché stavo tirando un pugno, cazzo. Vai alla 7, per favore, Alisei. Oggi devi andare alla 7 a fare quei discorsi noiosi in televisione. Siamo troppo ambiziosi. Ci manca solo che schiacci le noci, come il nonno a tavola. A tavola, a capotavola, così. Allora, io... Scusate, volevo dire anche brava Lucilla, perché grazie alla Lucilla è venuto fuori quello che è venuto. Ma non dire cazzate, la paghiamo apposta, dai. Allora, stavo guardando un attimino velocemente. Così un riassunto di quello che guadagnano i nostri ascoltatori, la media è 1.200-1.300 al mese. Ti sei preso una riga di vaffanculo da gente che lavora in banca, Fabio, te lo dico. Dicono, ma quali 3.000? Ma quali 3.000? 1.200-1.300 al mese, pezzo di merda comunista, vai a vivere su Marte. Ma veramente? Sono... Sì, lo sportello 1.200-1.300. Sì, cioè, lo stipendio del banchiere. Scusate, io ho fatto una ricerca, lo stipendio medio del bancario in Italia è 2.167 euro. Allora, vi mettete in fila a baciarmi il cazzo, per favore? Ma grazie, tu hai detto grazie. 3.000, coglione. Ma stai zitto. 2.100, lo stipendio base. La media, no? C'è chi ne piglia 1.000. Lo stipendio base 2.100. Allora, un operaio. Di medio. Ragazzi, operaio guadagna 1.300-1.400 al mese. Questa è la media. In banca. Poi ci sono persone che fanno dei lavori magari un po' più complessi, arrivano a 2.000-2.300. Comunque è sempre poco, cioè è sempre poco. La casa è sempre costa 1.200 adesso. L'affitto. Cioè, una casa in affitto, senza neanche andare a comprarla. Una casa in affitto, la spesa, se hai dei bambini, una roba. Cioè, non bastano questi soldi, non bastano. A proposito, scemo di merda, guarda che anche lo spacciatore va tutelato, perché una volta guadagnava di più, adesso col caro dei prezzi, anche la gente non spende più tanto in bamba. Facciamo una cosa, scemo, ci colleghiamo con due amici che ci abbiamo noi che fanno quello di mestiere. Senti quanto guadagnano questi. Scemo, vai, cretino. T'ha detto a te, perché non penso la vai, scemo. Scemo, vai, scemo. I tamarri, strafatti di bamba, hanno scoperto che in una catena di negozi di prodotti per animali, regalano un bilancino. Ma loro non tengono i cani, ma tengono clienti da soddisfare. E questa è l'occasione giusta per portarsi a casa un bilancino. Tamarri. Franchi, buongiorno. Sono Massimino di quarto, Splendida. Sei cos'arte per il negozio animali? Pronto? Sì, scusa, mi sono ingartato un attimo che mi sono fatto un pippotto, sono un po' scasciato. Sei il negozio animali? Perché? Sì. Ho sentito che regalate i bilancini con gli acquisti. Con 60 euro di spesa. Un dannite mi costa 150, quindi è un affare, no? Sì, con 60 euro di spesa devo il bilancino in omaggio. Minchia, è fantastica, no? Senti, quant'è il minimo che pesa sto bilancino? Il mio, guarda, non lo ricordo sinceramente. Comunque è piccolo. Ma tipo la grammata, la mezza gramma? Sì, comunque è piccolino. Ah, fantastico. Minchia, questo è un affare del secolo. Chiedi quanti grammi tiene. Fino a quanto pesa? Al chilo ci arriva? Cioè, parte dal mezzo grammo arriva al chilo? Sì. Minchia, una bomba. Me ne metti via due che arrivo? Ok, quando vieni tanto li ho. Quando vieni... Mi hai una cifra? Sì. Ah, precisa. Allora, sto arrivando, saccagnate. Come ti chiami che ti faccio un regalino? No, non mi serve. Guardi, la devo lasciare perché sono da sola e ho gente in negozio. Vabbè, ho capito, ma io sono l'imperatore del quartiere. Quando arrivo io la gente aspetta. Fai sereno. Ho capito, però scusi, devo chiudere perché ho gente da seguire. Ma non mi dare del lei, che mi sento vecchio. Vabbè, comunque dai, ti porto una mezza pezza così per farti un pensiero, dai. Ciao carissima. Salve. Spettacola. Spettacolo. Tamarri. Giovannino tutto fatto a merda, ha fatto un numero a cazzo. Pronto? Pronto? Sì, non ho sentito che stavo... Scusi, stavo parlando con mio cugino e non ho sentito che aveva risposto. Mi dica?
Drogheria alimentare. Ah, sì, infatti, giusto, scusi, non capivo se era lei che avevo fatto il numero che mi aveva risposto e che poi dopo non ci avevo capito. Allora, se scusi, mi viene un po'... sono un po' così allegro oggi, ha capito che, sai, noi ragazzi alla mattina facciamo le cose, ci facciamo le canne. Senta, io avrei bisogno di fare un ordine per Natale per mia zia. Cioè, devo venire io a ritirare la roba, però mia zia, visto che... e di là in questo momento che non sta dando bene, mi ha detto chiama il droghiere così mi ordini la roba e io poi vengo a comprarla. Allora gliela ordino al telefono, che mia zia sta nel commercio pesante, capito? Cioè proprio porta in porta export, lavora con Amazon, fa tutte quelle robe lì. Solo che adesso è tutta canagliata di là, che è giovane, cioè 32 anni. Ma, solo che ieri sera è andato a fare un'orgia di cazzi e tasca. Mandi una mail al nostro indirizzo telefonico, info@chioletti.com. Aspetta, stai calmo che devo scrivere la mail. Aspetta che prendo la carta. Aspetta che preso la biro. Vai. Info@ imolatorino.com. Imola. E faccio lo spelling. Imolatorino. Che cazzo dici spelling, scemo? Cazzo. Dai, info@. Mi fai ridere che sei un... No, ma signora, tutto stronzo talpa, chiama un ferramenta, ma è talmente fatto che non capisce un cazzo. Pronto? Oh, che cazzo urli, che so fatto? Sono Massimi di Quarto. Animalaio? Sei animalaio? Pronto? Oh, animalaio? Vendi robe di cibi di animali? No, io non sbaglio mai, scemo. Cosa sei, negozi animali, no? No, che cazzo, cosa vendi? I cazzi? Cosa vendi? Dai, che sono... Arrivederci. Oh, ferramenta. Sei ferramenta. Richiamalo sto figlio di puttana. Poverino. Pronto? Sei il ferramenta, tu? Sì. Infatti, prima ho sbagliato, ti ho coperto di merda, ma non c'entri un cazzo. Io non ti conosco neanche, non so neanche chi cazzo sei, per quello che ho richiamato subito. Senti, mi serve una cortesia. Tu c'hai tutti gli attrezzi, no? Attrezzi di che genere? Un po' di tutto, perché adesso arriva Natale, mi sto organizzando con mio cugino, devo fare un extra lavoro e mi servono un po' di attrezzi. Sì, ci sono. Allora, ti dico un paio di cose, ce li hai, poi vengo lì e vediamo di capirci. Allora, mi serve, vabbè, roba per spaccare serrature, porte, finestre. No, su questo no. Scusi, che attrezzi c'hai? Non c'hai gli attrezzi? C'hai piedi di porchi, seghettini, trapanini... Ah, di questo genere qua. Ho capito, sì. Spaccare porte, finestre, serrature, con cosa cazzo lo faccio? Con le gambine delle Barbie. Non ho capito, quella roba lì mi serve. Però il ferramenta sei tu, non è che sono operaio, io non ci capisco un cazzo, io spaccio la bamba. Però quest'anno mi voglio mettere un attimo a fare robe con cui sto a caldo, perché stare in mezzo alla strada così mi sono rotto il cazzo, voglio darmi all'attività un po' più imprenditoriale. Allora, ho individuato un quartiere giusto, però mi servono gli attrezzi che non c'è. No, ci sono, posso, ci sono tranquillamente. Ok, perfetto, poi mi insegni un attimo tu come cazzi usano, io non so pratico, capito? No, mi preoccupare. Ok, a pagamenti ti interessa anche qualcosa, tipo, non so, orologi, catenine, servono... No. Mezzo grammo di bamba, buono. No. Mica la scaglia che ti pettini, proprio ti specchi. Vabbè, io passo di là, ci facciamo un bipot, poi vedi tu, ok? Ciao. Nella prossima puntata. Vengo tutto, dai. Il camaleonte nel negozio. Ma stavo parlando, che cazzo interrompi, che stavo raccontando? Sare mi sta chiamando per dirle che ha perso centinaia di euro per un problema che le abbiamo causato noi, per un bilancino, perché non le ha pesato bene le... La cocaina? Sta scherzando? Panico. Sempre più delirante. Paura. Meraviglioso, le ascolteremo lunedì. Dobbiamo fermarci un attimo. Lo zoo torna tra poco. Restate lì, pezzi di merda. Cari ascoltatori, ormai il Natale è alle porte e noi siamo qui per soddisfare ogni genere di regali. Potete andare su fumagazzi.it per gli orologi, su Enoteca Zoo per il vino, su Gav per t-shirt e felpe, su Superminchia per l'intostamento del pisellino e ovviamente su Mister Marchetta per tutto e di più, dai scopini del cesso ai gioielli d'argento. Buone compere! Guarda la
reazione. No, sì, quella è la reazione, guarda. Descrivi quello che vedi. Allora, siamo una radio. Scatola nera, record cleaner, sì, box set. Cosa vuol dire? Traduci. Sarà una mutanda. C'è una cosa per registrare, giusto? No, no, no. Cleaner. Non c'abbiamo mica tutti questi soldi. Cleaner cosa vuol dire? È una scatolina nera. Descrivi. Allora, è una scatolina nera di cartone. Io adesso la sto che prendo. Che non appartiene ad un aereo. Che non di appartiene. Cartone. C'è scritto. Fai in fretta che mi ha rotto già il cazzo. Dai, apri! Cos'è sta bomboletta? C'è una bomboletta. È un set per pulire i vinili. Mamma, ma veramente? Sì. No! Mamma, ma che, veramente? Che brutto regalo! Ci è rimasto malissimo proprio. Ci è rimasto malissimo. Questo regalo! Sto malissimo. Ma comunque Wender conta il pensiero. Oddio, mi è salita la bamba. No, no, ce l'ha rimasto male. Sai che perché? Bamba? Lo champagne. Cioè, Marco, ce l'ha rimasto male perché adesso stanno girando i regali tosti quando cominciamo a fare le collette. Sì, sì, lui dice, sì, ma che cazzo, tutti i soldi con me. Io mi vedevo già lì triste a pulire il perché disco. Da quando facciamo le collette, devo dire che voi mi avete fatto uno dei regali più belli del mondo. Questa radio della Brion Vega è una rivisitazione della piccola radio della Brion Vega in versione moderna. È bellissimo. Che se me la doveva regalare uno di voi, col cazzo, invece tutti insieme. A me l'anno scorso non mi avete fatto neanche gli auguri. Ma tu non merle. Sai, ma hai messo i soldi per il regalo di Wendy? Sì, ragazzi, ragazzi, porca di una troia, vi odio quando vi parlate sopra. Madonna mia, è una roba che non sopporto in radio. È proprio è l'antiradio, Cristo vostro. 20 anni di radio. Su. Ha rovinato la festa, appunto, ragazzi. Ah, si è arrabbiato perché è geloso. Sì. Ma che geloso? Sei geloso. Ho partecipato, scemo, dai, apri. Da quando sei stato in Turchia non sei più tu. Non sono stato in Turchia, dai, apri, descrivi, allora, sei in radio. Sto scartando, c'è una scatola bianca, c'è un'insegna. Quanto è grande la scatola? Insegna. È bella grossa, è come due paia di scarpe. No. Mm. Quello è il desiderio, ragazzi. Magari erano le Nike di Ritorno al Futuro. Dai, apri sta scatola. Sto arrivando. Posso... Ehi, cosa mi hai detto ieri? Oh, cosa mi hai detto ieri? Vai, vieni in onda. Ogni tanto. Sì, ma parla. Zitto, adesso sono io il titolare del programma. Ecco, questa è un'altra merda, secondo me. Allora, questa è una cosa per sporcare i vinili. Siete scemi. No! Bello. E cos'è? No, bellissimo, un mixer. Un mixer, stavo dicendo qualcosa di pesante. È un mixer per mixare! Da attaccare il mixer per dischi. Mixare! Felice il pezzo di merda, spacchiamolo! Grazie! Pensa se era un mixer per bere invece, invece no, era per mixare. Bellissimo! Io ho ancora l'amplificatore che mi hai regalato te nel 2000, Mazzoli, il Pioneer. No, io non ti ho regalato niente, è mio padre che ti regala le cose, io non so perché. Non, cioè, sai, non so il disco, perché. Non sai il disco, Marco! 15.000 euro in questo momento su eBay. Figlio di puttana, spengo tutto. Te lo giuro, te lo giuro. Allora, io voglio molto bene a mio padre perché lo stimo tantissimo. Però, papà, io ti ho lasciato la mia infanzia. Che vuol dire? ColecoVision, ve lo ricordate? L'Atari, ti ho lasciato lo Spectrum, ti ho lasciato il Vectrex, te lo ricordi quel videogioco, quello che aveva lo schermo? Ti ho lasciato una moto bellissima, una 3 soldi 80, con motore Mugenpower, ti ho lasciato una moto a 3 ruote, tu hai regalato tutto, ti ho lasciato la mia collezione di vinili, avevo dei dischi ancora chiusi che oggi varrebbero 20.000 euro. È un bravo papà, è una bella persona. Che persona generosa. Grande Claudio. Che cuore d'oro. Grande Claudio. Vabbè, è così, cosa devo fare? È così, stato andata tuo padre così. Quella sera, eravamo lì ubriachi a casa tua, tuo padre ci ha accolto, fatti come le merde, arrivando da Station One. Ti ha offerto un pippotto. Mi porto e mi ha detto, li vuoi i vinili quando mi facevo? Sì, grazie Claudio. E io non ho detto no, Vabbè, comunque, niente, andiamo avanti. Auguri, Wendy. Grazie, auguri. Ragazzi, grazie ancora. Oh, adesso imparerai finalmente a mixare, vai. La notizia che sta girando in queste ore è quella che riguarda gli inchiostri pericolosi per i tatuaggi. In realtà è una componente all'interno di un solo colore che potrebbe essere pericolosa e quindi la comunità europea ha deciso di vietare l'uso di quel particolare prodotto. Ma non vuol dire che se tu hai fatto 1000 tatuaggi colorati adesso rischi un tumore o robe varie. Allora, l'importante è non fare la terza dose di tatuaggio. Esatto. State molto attenti. Allora, se il medico ve lo dice, sì. Se no, no. Mi ricordavo tutta sta ma storia.
poi, sì, ma poi io dico, ma poi da quando in qua si preoccupano di una roba del genere? No? Infatti è uscita la notizia apposta perché nessuno si è mai preoccupato. Allora, quando tu vai a farti il tatuaggio, comunque ti ficcano sotto pelle dei prodotti chimici, perché i colori sono prodotti chimici. E non sai cosa c'è dentro. Esatto, non sai cosa c'è dentro. L'Unione Europea ha detto, ma quando mettiamo il tatuaggio, mettiamo l'inchiostro, cosa c'è dentro sto merin di inchiostro? Stai a vedere che magari ci sono delle robe che possono far venire il cancro. Sì, ma è un colore solo, non è che tutti i colori. Ma ci hanno studiato e hanno detto, boh, questo qua muori. Questo stai benino, l'altro ok. Allora facciamo che da domani questo qua è vietato. E c'è adesso un regolamento che prima non c'era. È una cosa naturale. Pazzesco, sai che secondo me tra qualche anno questo discorso verrà fatto per qualcos'altro, ma in questo momento i non liquidi mi va di e le sigarette elettroniche. Bravo. Ci colleghiamo con gli stagisti. Oggi si parla di cartomanzia. Prego, Pipuzzo. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista. Lo Zoo di 105 presenta gli stagisti. Gli stagisti nello Zoo di 105. Uè, Ciancianella! Ciao! Ciao cosa, ciao! Buongiorno! Ma dimmi un po' qualcosa, Ottaviano! Ma ancora qua stai? Ottaviano! Ma non ti avevano cacciato? No, anzi... Allora ci pensiamo noi! Gli stagisti! Chi chiamate? Siate spietati! L'hai detto tu! Pronto? Cartomante? Sì, è il... Pronto, il cartomante? Sì, mi dica... Sì, buongiorno. Lei legge i sogni? Lei per caso interpreta, legge i sogni anche? Qualcosa, ma non è la mia specialità. Provi, non le garantisco nulla. Sogno sempre di essere un supereroe. Allora, io sogno sempre di essere un supereroe. Sì. Però quando volo via da casa vado a tradire mio marito. Soltanto che quando volo via da casa, perché posso volare, sogno di appunto volar via e andare a tradire mio marito. E quando torno c'entro sempre alla finestra, mi spacco la faccia e poi mi sveglio. Sì, scusi, dica pure. È finito il sogno? No, perché la cosa particolare è che quando ritorno indietro sbatto contro la finestra chiusa e mi spacco la testa. Sa, tipo piccione contro la finestra? Tipo proprio come di un piccione contro la finestra. Sì, ho capito. Secondo lei cosa può essere questa cosa? Ecco, è finito il sogno? Sì, mi chiedevo secondo lei cosa potrebbe voler dire questa cosa. A prima vista, però le dico, io non interpreto i sogni perché, però a prima vista è un suo, come dire, è un suo rimorso e quindi la punizione per quello che ha commesso. Quindi l'espiazione. Perché io poi mi sveglio la mattina dopo il sogno e sono tutta eccitata e ho voglia di tradire mio marito. E che le venga il pernoccolo, quindi è pagare. Ansima un po', poi. Per quell'azione che lei ha fatto e si sente in colpa. No, perché le spiego, poi tra l'altro la mattina io mi sveglio che sono tutta, diciamo, un fuoco, sono tutta eccitata e avrei voglia di tradirlo, mio marito, effettivamente. Quindi voglio capire se devo farlo o no. Quindi probabilmente da un lato c'è il desiderio di fare questo, ma il suo inconscio dice no, questa cosa non è giusta farla. Ecco. Torna normale! Ho capito. Io posso arrivare fino in fondo? Direi di sì, cioè, che bello, sì! Non ho altri elementi. Mi sta eccitando! Sa che lei ha una voce provocante! Lei, guardi, lei ha una voce... La perizia di una... Sì, cartomizza! Di questo, ecco, Dai, cartomizzami! Lei ha una voce veramente eccitante. Cartomizzami tutta! Cartomizzami! Guardi, non... Cartomizzami tutta! Voglio volare da lei! Voglio volare da lei! Però tenga aperta la finestra! Tengo la finestra aperta, però! Se non ci sbatto! Se non ci sbatto contro! Cartomizzami! 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 Bravissima! Brava! Gli stagisti! Nello Zoo di 105!
Allora ci scrive un tatuatore: in realtà l'Italia è il paese che ha le leggi più restrittive riguardo ai colori per tatuaggi. Molti colori vietati in Italia sono legali in tutto il resto d'Europa. Questo è così da decenni, quindi vedi. Ma sai che anche prima, perché l'hai detto, anche sui liquidi delle sigarette elettroniche, l'Italia è l'unica che ha delle regole restrittivissime. Il resto in America ci mettono anche la piscia di cane. In America la fanno nelle cantine. Sì, roba imbarazzante. Aspetta. Sì, questa è cantina. In America fanno i tatuaggi fritti. Pensa. Oggi è una giornatona, perché oltre ad essere alle porte del weekend, abbiamo l'onore di avere in onda il gran maestro Herbert Ballerina. Io sono contento. E voi? Lasciate un messaggio vocale per l'immenso al 342 41 15 105. E dopo la pubblicità potreste risentirvi in onda nello zoo. Se poi invece volete farvi una sega magari in privato, potete chiamare il numero verde 1-800 bel maestro bel maestro e a 2 euro al minuto potrete vi aiuto a sì. Grazie. Bello il maglione, complimenti maestro, sembra la Majur. Mi ha fatto anche un cileno insieme. È il tappeto del lavandino del bagno di un posto bellissimo di montagna. Vai Paolo. I sindacati e vai ce la fa Siamo una massa di ignoranti, ragazzi, va detto, bisogna essere sinceri, bisogna ogni tanto ammettere i propri errori. Questo è stato forse il più grande errore che abbiamo fatto nella nostra vita, anche perché è da tempo che io sostengo che vendere le nostre defezioni potrebbe essere un business pazzesco. Forse volevi dire deiezioni. Deiezione, sì, scusami. Lui è americano. Io sono americano. Tutto il giorno americano. No, ma infatti non ti volevo dire. Defections, scusami, defections. Io ormai traduco, purtroppo parlo inglese tutto il giorno. Very good, don't worry. I'm sorry, my friend. Se vuoi parlo inglese, faccio il programma in inglese, yes, non lo sbaglio meno. È un problema veramente switchare da una lingua all'altra, è un grosso problema. Nella me quando vado a Catania è un disastro. Le parlo male tutte e due poi, cioè questo è il problema, io le parlo male tutte e due ormai. Perché parlo inglese, allora cerco di tradurre in tempo reale nell'altra lingua e mi fuori un po'. Vabbè, comunque la merda. Io ho un amico che fa una specie di Nutella, no? Fa una crema. Fa una crema al cioccolato che è molto simile alla Nutella e la vende ai supermercati e a una serie di catene, no, di alimentari. Sì. E gli avevo detto: guarda che un'idea della Madonna, vendiamo la cacca del maestro. Cioè, in realtà noi imbarattoliamo, no, questa crema al cioccolato con la faccia del maestro sopra e la vendiamo. E ho perso un'amicizia, non mi ha mai più chiamato. È una roba strana. Strana, eppure l'idea commerciale era geniale. Non è che ti ha inculato solo l'idea, Marco, per questo. Non lo so. Lei ha mai visto la sua faccia su qualche barattolo sulla strano? Merda mille volte. Nei cessi ho visto il tuo numero di telefono. Allora, senti qua. Vende le sue scorregge in un barattolo, influencer diventa ricco e guadagna 46.000 euro a settimana. Questo qua è americano, si chiama Stephanie Matto, cioè già il nome italiano. È un influencer americano. È noto perché ha partecipato ad alcuni reality show, quindi è diventato molto famoso negli Stati Uniti, e ha deciso di vendere le sue scorregge in un barattolo. Probabilmente ha fatto un bel packaging, non lo so, la mia scorreggia con la sua faccia. Ma come si fa a sapere se dentro c'è veramente? Non lo so, maestro, ma credo che uno si compri in realtà l'oggetto, non è che vai a annusare. Cioè, è il principio dell'NFT, ad esempio uno degli NFT più costosi in questo momento sono gli occhi di Melania Trump. La moglie, no? Sai che lei c'ha questo sguardo così? Un po' mangala. È un po' mangalata, così un po' cinese. Qualcuno ha fatto una foto, ha ritagliato solo quella fotografia lì e vale già $1.5 million. Ma chi è che spende? Ma veramente $1.5 million per avere una roba, un'immagine digitale che non è neanche tangibile. Esatto, degli occhi di Melania Trump. Che posso avere anche io in 2 secondi, tra l'altro. Sì, infatti, vado su Google. Siccome lei è Melania Trump, allora quello vale $1.5 million. Posso dire? Scusa.
Sì, no, volevo chiedere una roba, scusami Puccioni, a Fabio, visto che sei un po' più ferrato di noi nel NFT, sì. Ma una volta che tu hai fatto quell'immagine lì, sì. Ok? Cioè anche prendendo un'immagine già esistente, la salvi sotto quel formato, sì. Cioè diventa un'esclusiva o uno può replicarla magari cambiando due cose? No, c'è un token, cioè c'è un token, c'è un gettone di autenticità. Cioè, poi è sì. Chiaro che se tu prendi che ne so una fotografia di un famoso fotografo, la ritocchi okay. leggermente, chiaramente non è più quel lavoro lì, cioè non è okay. più quell'opera lì. Sì, diciamo okay. che quello che tu compri è il dato, non compri l'immagine. Tu compri un gettone che dice che quell'opera lì, per quanto riproducibile all'infinito, è proprio lei, cioè tu hai l'originale. Poi è chiaro, sai che possono fare delle copie. Ve l'ho appena mandata su WhatsApp, comunque, se volete, ce l'abbiamo anche noi, ragazzi. Quindi abbiamo un milione e mezzo, abbiamo sì. un milione e mezzo anche noi. No, cazzo. Perché praticamente tu puoi tokenizzare qualsiasi cosa, tipo un appartamento, puoi dividerlo in token sì. e uno può prendere... Anche un tweet, se tu hai un bel tweet, hai scritto un bel tweet, tu lo trasformi in un'opera NFT e chi lo vuole citare comunque non avrà mai l'originale, anche se lo puoi riscrivere. Non riesco, sinceramente non lo so, io sono un po' ignorante, alla vecchia maniera. Certo. Sì, ignorante, scusa, ignorante cosa vuol dire? Sei una bestia di merda, ma lo sappiamo. Ma vai a fanculo, hai troppo, mostrato il fianco, Marco, troppo. Hai mostrato il fianco e ho coltellato, scusa. Stavo finendo la frase. Lo so, ma quella titubanza lì la coltellata. Non urlare in faccia al cavernicolo del cazzo, dai. Cioè, quel ripensamento che hai avuto ha dato quella fascia, tra la coltellata. No, ho capito, ma tu la comprendi sta roba? Spenderesti mai 500 euro per comprare un NFT? Io no, allora sull'NFT sinceramente mi sembra una follia che sta emergendo adesso, un po' come quando facevano i titoli spazzatura sui Bitcoin. Sì, però in questo momento sono tutti, non ci capiscono un cazzo, buttano soldi a caso. Però allo stesso tempo mi rendo conto che questo sicuramente sarà esattamente lo stesso meccanismo dei Bitcoin. Quando io, come un coglione, mannaggia me, non ho ascoltato sto tizio incontrato in un garage che mi ha detto: compra i Bitcoin, 2011 era. E io, che cazzo sono? Vai a vedere cosa sono, un giorno mi ringrazierai. E mia moglie fa: compriamoci $1,000 di Bitcoin, vaffanculo. Ma dico, ma vai a cazzo. Se io avessi comprato $1,000 di Bitcoin nel 2010, oggi sarei trilionario. Base a previsioni Palmieri, in modo che ci ricordiamo anche in questo momento in cui vi dirò una cosa. Fra 5 anni direte: ah, sapete che io vi lavoro, ragazzi, ve l'ho detto. Vabbè, dai. Allora, questo è un meccanismo per farti professorino di sto cazzo cominciare a capire. Poi lui persone non è ricco. E far avvicinare le persone a quello che è il. C'hai già rotto il cazzo, il dai, blockchain. Pensavo di essere io ancora ubriaco. Il token e il blockchain, che in realtà è la tecnologia che sta dietro gli NFT. Che poi sai tutte che saranno cose, quelli che in povero. Un futuro cioè. Serviranno all'economia. Dai, però dillo cosa dobbiamo fare. No, niente, bisogna cominciare a studiare quello che sono i blockchain e i token. Perché tutto verrà tokenizzato. Tu okay. Però potrai posso comprare dirti un appartamento, una parte. Stai zitto, basta. Stai parlando troppo. Poi se tu sai tutte ste cose perché sei messo così male che sai tutte ste cose? Scusa, grazie a questi. Allora, posso dirti una cosa? Lo voleva sapere mio fratello, perché non lo chiami? Puoi già comprare le automobili con i blockchain, cioè tu puoi fare quello che vuoi. Posso dire una roba? Allora, Paolo magari dice anche delle cose serie, però se voi lo guardate, no? Ha questo ciuffo alla Elvis Presley, no? Cioè, con queste delle compagnie, lui è l'ananas diabolic, capito? Puoi acquistare la macchina con i blockchain, con i token, alla fine paga perché alla fine c'è la criptovaluta. È chiarissimo, i token blockchain. Alla fine c'è la criptovaluta. Paolo, tu ti devi rasare al centro e farti crescere del mining, i lati. Però il blockchain analizzato. Sì, analizzato. Ti prometto che se il token tu ci rifletti bene. Ma dov'è? Lui passa con uno. Se la puoi tokenizzare. Non la voglio tokenizzare. Le vacanze al mare. Blockchain. Con chi sta parlando? Ma per cosa poi? Non lo so. Ma tu hai capito che quello che vi ho detto. Perfetto, grazie Paolo, un applauso, grazie per questa bella spiegazione. Senti, invece la green economy? No. È un discorso più complesso. Non ce lo fare allora, non ce lo fare. No, c'è la sigla. 30 secondi di pubblicità e giochiamo. Ridiamo con il ridi, andiamo, vai. Ormai non muore più.
Pazzesco come scrivono gli ascoltatori. Io comprerei subito un barattolo con le scorregge della Puccioni. Vedi, vedi la Puccioni, questo ragazzi, è feticismo, però, eh. Sta andando fortissimo. Volevo forte, precisare sì, che l'influencer in questione, la Chicca ci teneva anche, è una donna. Infatti forse è per quello che riesce a avere tutto questo successo. Ah, sono scorregge di donna, flatulenze di donna. Vabbè, sì, come le candele che odoravano della fica della Gwyneth Paltrow. Sì, sì, no, sì, troppo. Sì, sì, comunque, per non fare lo stesso errore di Marco nel 2011, io ho conosciuto un omino che mi ha detto cosa è NFT. Io le sto facendo, poi magari è una bolla. Ma è tardi. Ma tardi. Scusa, ho iniziato io, è tardi. Scusa, perché è tardi? È ancora lui presto, ha deciso, anzi, che è tardi. Ma il fatto che ne stiamo parlando noi, è tardi. Se tu sai tutte ste cose, perché stai ancora ridotto così? Perché in realtà io sono titolare di www. Sì, WWF. Poi un giorno te lo dirò. Mi scusi, signora Lisei, ubriacone, venga un secondo. Ma dov'è che si va? Cioè, dov'è che uno deve andare a comprare queste robe? Ci sono un milione di piattaforme. Io sono su OpenSea, okay, mare aperto, OpenSea, ma ce ne sono un milione, ok? Ma senti, ma tipo, non so, io adesso ho un padre che fa dei disegni pazzeschi, giusto? Esatto. Ed è un coglionazzo che io adoro, ci mancherebbe altro, a cui non voglio mancare di rispetto, ma fa dei quadri incredibili e rimangono nella sua cazzo di casa. Ma li fa in digitale? No, vanno fatti in digitale, non quindi non servono, certo, più a un cazzo, allora non servono a niente, è tardi. Ma lo puoi digitalizzare un quadro, no? Sì, volendo puoi, sì, puoi scansionarlo. E attenzione, okay, perché dopo nel metaverso che sta facendo Zuckerberg tu li potrai vendere, la gente li appende in quelle case. Ormai è tardi, basta. Ma scusa, ti faccio una domanda. Se io adesso dovessi digitalizzare il logo della Coca-Cola, per dire, e ci faccio un quadro, ti ricordi una volta, tanti anni fa, no, ti faccio questo discorso perché tanti anni fa qualche stronzo, parecchi, hanno registrato i domini tipo Coca-Cola.it, Coca-Cola.com, Cucini.it, e sono diventati ricchissimi perché poi a un certo punto le aziende ne avevano bisogno, andavano dai titolari che le avevano pagati tipo un euro e li hanno venduti a migliaia o milioni di euro in alcuni casi. Oggi diventano ricchissimi solo gli avvocati di queste persone, della Coca-Cola, che ti fanno il culo così. No, ho capito. Ma se io faccio una digitalizzazione di un marchio, io credo e lo che modifico, le grandi aziende, a forza di farsi prendere per il culo, ci siano già arrivate e abbiano già depositato tutto il depositabile. La Nike, per dire, sta già facendo le scarpe per il metaverso. Ha fatto anche la barba dopo il baffo. Pazzesco. Ai, che bellissima, la comprerei. Ma ridiamo, sì, ragazzi, al maestro. Prego, maestro. Prego. Vai. Prego. Allora, cosa fa oggi? Le storielline. Bellissime. Cioè, che è un altro modo di chiamare le barzellette. No, queste sono storielline, sono diverse. Allora, praticamente bellissime. C'è al parco, c'è un ragazzo cinese, no? Che va dalla mamma e dice: mamma, perché di i cinesi tutti uguali? Come parla, insomma, bambino? Così. Il bambino stranino. E la signora fa: tua mamma è quella in fondo lì. È una roba che sta tra l'agghiacciante e il razzista. Sai che, veramente, questa è la definizione di cringe. Chi è? Grazie di esistere, bel maestro. Bel maestro. Hai capito, Paolo? Bel non maestro, è una madre. Perché è un bel maestro. Sì, ma era chiaro. Cioè, sì, ho capito. Vabbè, poi c'è questa qui. Uno va in biblioteca e dice: avete il libro Mille modi di suicidarsi? Non ce l'hanno riportato. Questa mi fa ridere anche a me. Chi è? Maestro, se fossi donna te la darei. Grazie. Assolutamente. Sì. Anch'io. C'è uno che va dal dottore e dice: aiuto dottore, io ci vedo doppio. Si stenda sul lettino. Quale dei due? Ma questa è vecchia, maestro. Agghiacciante. Io volevo salutare il maestro e chiedergli una cosa per Natale. Cartomizzami! Vabbè. Allora, questa è un po' avanguardistica. Perché le altre erano proprio retroguardia. Allora, praticamente c'è un gallo e una gallina praticamente sono stati appena schiacciati da una ruota. Poverini. Però sono sopravvissuti. Però stanno morendo. Tra atroci sofferenza, aggiungerei. Allora il gallo guarda la gallina negli occhi e mentre sta morendo gli dice:
è stata una bellissima love story. Ma non è avanguardistica, è una porcata. Ma poi sto provando la tristezza per questi due innamorati. Allora, poi c'è una vecchia che entra in una macelleria. Anziana. E dice: che vi è rimasto un po' di fegato? Quello fa: sì, me la dà una leccatina. Sai che è dell'84. Sai che questa l'ha raccontata Attila quando è arrivato proprio in Italia, allora, vediamo, al confine. Allora vediamo questa qui. Quale dei due l'ho già detta? Allora, senti questo. Un vigile va dal capo dei vigili e dice: guardi, io devo lasciare il lavoro. Quello fa: ma dai, ma perché? Ma dai, ma sei così bravo. Guardi, ho problemi di circolazione. Capito? Sì, che sì, ha capito, anche se non fanno così con le dita. Bellissima, bellissima. Vabbè, l'ultima. Prego, c'è una vecchia, ecco, un'anziana. Anziana che ha già fatto la leccata di fica. Sì, è già stata la farmacista. È tornata a casa. Ah, dopo che il farmacista va dal dottore e dice: vedo doppio. No, va dal dottore, chiama il dottore e dice: guardi, ho la febbre alta. E il dottore dice: aia, ma le battono anche i denti? E fa: no, sono fermi sul comodino. Capito, Paolo? Perché c'ha la dentiera. Sì, no, l'immagine mi è chiara. L'avevamo capito. Ma voi vi rendete conto che le barzellette di una volta erano ciniche, di brutto, razziste? Sì, era una roba orribile. Mio padre, che ha sempre raccontato barzellette, ogni tanto me le racconta al telefono. Dico: ti rendi conto che questa è una roba terribile? Cioè, ti mettono in galera se la racconti a una cena con amici. E noi lo facciamo in diretta radio. Brutti, tipo, ti ricordi quello che va da papà e dice: ma perché sono scemo? E il padre risponde: che cazzo ne so io? Cioè, queste robe qua sono orribili. Sono brutte. Il discorso della trasmissione genetica mi ha fatto molto ridere. Il quadro scientifico che stava alle spalle. Perché il bambino di colore deve desiderare di diventare bianco? Cioè, però erano tutte così, no? Madonnina, vorrei essere tutto bianco, bere tanta acqua e vedere tanta figa. Pem, un bidet. Cioè, è una roba orribile, sono robe bruttissime. Basta, io proporrei anche basta. Cioè, direi che tuo padre la deve smettere. Così. C'è la legge Scelba, credo. Sono brutte, sono proprio brutte. Sì, ma la convenzione di Ginevra ne ha parlato di questa cosa. Se non vogliamo trovarci a Norimberga tutti fra un anno, facciamo una, non so, una petizione per fermare le barzellette. Devi anche saper raccontare, perché se le sai raccontare passano. È quello il suo problema. Però chi è il più bravo a raccontarle? Bisio spacca. Bisio e Pucci. Comunque, ragazzi, voi sapete che noi siamo rimasti un po' così scioccati da un decennio meraviglioso, un decennio al quale abbiamo dedicato ancora oggi tante seghe. Ogni tanto io tiro fuori il mio postal market, che ormai è diventato di due pagine e mezzo, e lì dedico, perché era diverso. Anche la sega degli anni Ottanta era diversa. Posso dirvi una cosa, ragazzi? Vedo, non vedo, intravedo. Oggi, sai, è tutto più facile. Vuoi vedere una figa nuda? Due clic e ce l'hai lì. Per noi farsi una sega era un lavoro, ragazzi. Gli anni Ottanta sono state... Dimmi comunque, sì, cosa c'è? Fatto una su Sabrina Salerno. Mai avrei pensato, invece, nel 2021... La sega vintage spacca di brutto, è bellissimo. Meraviglioso. Barbara Boucher... No, ma su Sabrina Salerno oggi... Ma come puoi dire una cosa del genere? Sei pazzo, è bellissimo. No, ma non puoi dire un nome e cognome e dire una roba del genere. Sabrina Salerno. Ho capito, ma non puoi dire... È una bellissima donna. Ho capito che è una bellissima donna, ma non puoi dire... Fabio, di che è una città, Di Salerno, mi sono fatto la serie su Salerno. Sì. Ma non mi piace. Salerno Reggio Calabria. Ragazzi, io personalmente Civitanova Marche me la inculerei, se posso essere proprio. A me Vizzolo Predabissi sta sul cazzo. Era per dire che sono passati 30 anni dalla prima e ancora il carico. Ancora hai quella vibrazione, quella tra le dita dei piedi. Da certo, Boys. Oggi sono passati tanti anni, eppure sempre. Vabbè. Visto che siamo dei vecchi nostalgici, ogni venerdì vi regaliamo le pubblicità finte degli anni Ottanta. Prego Pippo, andiamo. Pubblicità. Amore, ecco, tieni il mio regalo di Natale. Oh no! Amore, sul serio, ti sei dimenticato di nuovo del compleanno di Gesù? Perdonami Lucia, ti prego, sono stato molto impegnato con mia moglie. Ma come? No, basta! Vattene via, mostro! Con te ho chiuso! Lucia, aspetta!
chiudi gli occhi e apri la bocca. Ok, ma solo per questa volta. Ah. Cos'è? Prendi sto salame. No, però. Bronchi. Risolve tutto il bronchi. E affettalo più fine che puoi. Porgilo al palato. Senti la pepatura. Ma che canzone questo è? Questo è un salame. Bronchi. Bronchi. Del maiale mettiamo anche l'anima. Ma a poverino Natale, dovete vedere cosa facciamo al tacchino. Ma no, no. Che cattiveria. Nonno, nonno, mi racconti una storia di Natale. Ci avrò avuto una quindicina d'anni. Era la vigilia e stavo su un peschereccio a largo di Cella Ligure. Faceva un freddo becco, tanto che per scaldarci noi dell'equipaggio ci urinavamo addosso. Bello. Che freddo. Quando a un certo momento abbiamo visto in mezzo alle onde una luce. Erano gli UFO? No, Luigi, erano profughi. Li abbiamo tratti in salvo e li abbiamo riscaldati urinandogli addosso. Sei il mio eroe, nonno. Ma no, no. No, Luigi, il tonno, lui è il vero eroe. Nonno Freddo, mi urini addosso? No, no, Luigi, i tempi cambiano. Solo il tonno, no. Fra le onde del Mar Ligure un peschereccio va. Ma cos'è? Per darvi sulla tavola tonno eroe, leggero e morbido. Ma non esiste. E unto come te. Tonno eroe. Eroe chi lo pesca, eroe chi lo mangia. Che slogan. Aiutatemi, vi prego. Ho fame, ho freddo. Scusi, solo un 100.000. Non so, hai il resto? No, non ho nulla. Allora mi spiace, magari quando ripasso. Vi prego, aiutatemi, sono disperato. Ehi, signore malmesso con un forte lezzo di urina sui vestiti. Che belle scarpe, e come è ben vestito lei, e che presenza mirabolante. Grazie, ma sono solo sceso a portare i rifiuti. In tight? È la prima cosa che ho trovato. Ma che lei ha capito per ridurla in questo stato privo di presenza utile all'ingaggio di un lavoro? Ero un uomo di successo, sa? Poi due avvoltoi della Borsa di Milano per scommessa mi hanno ridotto sul lastrico, dando tutta la mia vita ad uno del Sud Italia con la terza elementare per dimostrare che sarebbe riuscito a mandare avanti l'azienda allo stesso modo. Sento sociale per dimostrare che le condizioni sociali determinano le possibilità di successo. Che malvagità. Ecco, buon uomo, si risollevi e prenda la sua rivincita. Ma che cos'è? La chiave della sede di Milano della mia azienda. Vuole che faccia le pulizie? No, che la diriga. La inserisco nel CDA con effetto immediato. Ma chi è lei? Quiller, ingegner Quiller. Ho capito subito che lei era un bravo ragazzo. Ah sì? E da cosa l'ha capito? Beh, dall'orologio che porta alla caviglia, sul quale si intravede un pazzesco cactus, simbolo di potere e anticonformismo. Ah, l'orologio. Ah sì, è la caviglia per gli addominali, mi perdoni. Ho scordato di levarlo dopo gli allenamenti. È un fumagazzi. Lo so. Lo sa. Orologi. Orologio alla caviglia. Fumagazzi. E oltre Agnelli, sulla caviglia. Sulla caviglia. Per la sessione di addominali. Orologi. Fumagazzi. Quest'anno non rimanere senza il dono più desiderato. Non deludere chi ti ama. Orologi Fumagazzi, solo per bravi ragazzi.
Pubblicità. Che voglia di ritmo diesel, proprio. C'ho voglia di. Sì, sì, no, che voglia. Cazzo, sì. Ah, era bella, però. Mi ricordo l'aveva comprata mio zio e dicevo, cazzo, che macchina avanti. Oggi no, la guardi. Non l'hanno fatta. Sembra un posacenere. No, sì, no, sì, la ritmo sì. diesel, secondo me, non c'era. Sì, che c'era. No, sì, no. Sì, sì. Non vorrei dire una sciocchezza, ma credo. C'era che... anche a gas, bellissima, bellissima. Un bombolone dietro. Ma è vero che quando eravamo bambini noi, il diesel dovevi accenderlo un po' prima per far scaldare il motore. Sì. Cioè, pensa all'impatto ambientale. Le candelette. Vabbè, anche il forno lo devi far preriscaldare prima. Ma il forno non si muove, però. Allora, il diesel una volta aveva questa lucina che erano le candelette. Tu giravi la chiave, aspettavi che quella lucetta si spegnesse, poi l'accendevi e noi scaldavamo le macchine inquinando. Ma anche la mia Zafira, eh. Tutte le macchine tenevamo accese ore in parcheggio. Pensa all'impatto ambientale ogni volta quando accendevi il sì. Ma va, ogni volta che si è pettinato Totò Cutugno è morto un pinguino. Comunque la ritmo diesel c'era dal 1980. Bastarda. Oh, grazie Puccioni. Quanto è brava questa donna, brava. Ragazzi, abbiamo deciso di mettere un disco che purtroppo segna un momento difficile dell'infanzia di Paolo Noyes, perché Paolo Noyes ha vissuto Babbo Natale molto male e noi piano piano ogni anno cerchiamo di farglielo digerire e fare in modo che lui il Natale lo so, però devi vivere il Natale alla fine fa schifo. Ma non è vero, è un bel momento, c'è una bella atmosfera. Springsteen fa schifo. E i Beatles, Natale, Bruce Springsteen e i Beatles fanno schifo. Io voglio allora bene, sentiamo, sentiamo Babbo Natale è un merda, Paolo e gli altri, prego, vai. Era la notte di Natale di molto 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 tempo fa. C'era qualcosa di speciale che illuminava tutta la città. Ero un bambino come tanti, se forse anche di più, ed aspettavo i miei regali come mi aveva detto la TV. Invece dei pacchetti con il nastro d'oro, invece dei Transformers e i Big G, mi sveglio e sotto l'albero non trovo un cazzo. E allora mi metto a cantare una canzone che fa così. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Babbo Natale è un merda. Babbo Natale è un merda. Babbo Natale è un merda. Merda. Babbo Natale è un merda. Babbo Natale è un merda. Non so se si è capito, Babbo Natale è un merda, ma non ho mica finito, e la Befana è stronza, perché non dice niente, e pensa alla sua calza, restando indifferente, eppure i tre magi, vabbè, ci hanno scassato la mira, non posso dire perché è l'unica rima possibile birra. Ma quale Ramazzotti, ma quale Cremonini, Babbo Natale è merda, è l'inno dei bambini, lo dicono i folletti, lo dice anche la Renna quando gli chiedi Santa Claus. Babbo Natale è un merda. Che brutta infanzia. È un merda. È per quello che ti dico che sei un merda. Ti odio, cazzo. Bella, povero Paolo, sì, noi facciamogli vivere un bel Natale, no, quest'anno. No, Natale. Ma, scusa, ma perché hanno levato Babbo Natale è un merda da Spotify, dai digital store? Forse perché è esplicito. Tanta gente è politically poco correct, capito? Non puoi dirlo. Si fa Babbo Natale trans, allora passa.
e non c'ha più il cazzo, se l'è fatto segare, così può andare a pisciare dove vuole. Che Natale fa schifo, ma non è vero. Ma non è vero. Guarda, quest'anno ti regalo, lo scrivono in tanti, c'era la Ritmo 105 targa oro, te la ricordi? Bellissima. Era quella bicolore, se non sbaglio, stupenda. Poi hanno fatto la Turbo Diesel, che era una scheggia. La Ritmo non è mai stata una bella macchina, Marco. Bellissima, meravigliosa. Ma stai scherzando? La Ritmo faceva schifo. La Ritmo Cabrio era brutta. Ma da che cazzo dici? La Bertone, la Bertone era la versione Bertone, disegnata da Bertone. Allora, tu mi stai dicendo che il giorno di Natale vedi passare Bruce Springsteen su una Ritmo Cabrio vestito da Babbo Natale e mi fa schifo. Mamma mia. Che brutta infanzia. Che schifo. Veramente. I neri. Senti, allora, questa sangue. Questa è una roba che potrebbe interessare ad Alisei, perché potrebbe essere il suo caso. Allora, un tizio americano ha fatto una scoperta un po' insolita. Ha scoperto dopo anni che soffriva di mal di stomaco, che ogni volta che lui ingeriva dei carboidrati si formava dell'alcol nel suo stomaco e si ubriacava. Che fortuna, cioè, automaticamente, l'uomo, capito? Che fermenta l'alcol è bellissimo. Mamma mia. È pazzesca sta roba. L'altra invece, una studentessa di non so dove cazzo, che praticamente ha dichiarato di scoparsi i mobili dell'IKEA, di essere attratta dai mobili dell'IKEA. Svedese sarà. Può darsi, non lo so io. E poi dice che ha anche relazioni con dei giochi per PC della Tetris. Cioè, sai il Tetris? Sì. Lei si arrapa a vedere come si incastrano i vari oggetti di Tetris. Capisci che c'è da scopare per tutti, ragazzi? C'è una speranza per tutti. Cioè, quell'uomo che dice non trovo la mia anima gemella, c'è da scopare per tutti, raga. Allora devi cantare, devi avere una cassetta di Bruce Springsteen in macchina. Sì. O dei Beatles. Guidare una Ritmo 1007 Turbo Diesel, vestito da Babbo Natale. Minchia, scopi come una fa schifo. Chi disprezza compra. Mi fa schifo. Sai che il prossimo anno lui collezionerà Ritmo? Sì, sicuro. Schifo. Sì, passerà le macchine. Adesso è partito con i 125, poi arriverà le macchine d'epoca. È classico passaggio uno dietro l'altro dei treni. Vecchi, lo sai. E poi muori. Le macchine d'epoca mi fanno schifo. No, ma dai, una bella Vanilla. Fa schifo la macchina d'epoca. La bella Porsche Targa dell'81. No, sai cosa mi comprerei volentieri? Un Renault 5 Turbo. Sì. Sta a vedere che adesso uno scrive, lui prende il messaggio, dopo lo chiama e lunedì. Se ce n'è una su 4.000 la compro. Sì, ciao, ma sai quanto vale adesso quella 22.000. macchina? 22.000. No, il cazzo, vale un sacco di soldi. 22.000 quella euro, ho già guardato, no, non comprare, di più. Marco. No, volevi comprare anche quella? No, vabbè, ma ragazzi, sono malato di me. Allora, io ti faccio una previsione! La pipa di schiuma? No. Sì. Allora, tra due anni lui arriva a Miami con la pipa di schiuma a bordo di una balilla. No. Fidati, con il cappello di Sherlock. Comunque, tornando al discorso del Natale, il Natale è bello perché la televisione ci regala un sacco di film, di programmi, eccetera. E anche, sai che la Disney ha fatto questo pacchetto nuovo che si chiama Disney Piace, che è un po' ispirato al caro Albertino che salutiamo. E ci sono una serie di film un po' diversi dal solito. Senti qua, vai Pippo. Le più grandi storie Disney, gli imperdibili film Pixar, gli emozionanti documentari del National Geographic, la mitica saga di Star Wars, gli invincibili supereroi della Marvel. E poi una caterva di spin-off e produzioni a cazzo che tu dici: minchia, ma davvero c'era bisogno di fare una serie su Ciubecca che gli viene l'alopecia e poi cade in depressione? Tutto questo è Disney Piace. La casa dello streaming a caso. Questo mese. Dall'universo di Guerre Stellari arriva una serie tutta romana. La Sora Leila. Mi dispiace interrompere la sua cena, ma sta arrivando Darth Vader. Ma fammi mangiare, ma che me frega! Ma, principessa, non può essere catturata dall'esercito imperiale. Lei è l'unica speranza che abbiamo di vincere la rivoluzione. Andiamo bene, proprio bene. Non dica così, principessa Sora Leila. Abbiamo già recuperato i piani segreti della Morte Nera. Presto, con l'aiuto dell'esercito di Marcelle, sferreremo l'attacco frontale. Ma non staremo a fare una cazzata. Ma, principessa, bisogna essere positivi. Ce la faremo. No. Terrona, hai visto come ho fatto fuori il tuo amico? Adesso tu vieni con me, Utek!
Ti faccio fare la stessa fiere. Ci siamo intesi? Uè, Truno. Tuo figlio denami. Disney piaccia. Disney piaccia. La casa dello streaming a caso. Disney piaccia. Ma che la sora Leila era il numero uno. Io in Guerre Stellari ce la vedo. Bellissima, bellissima. Io farei adesso, visto che siamo arrivati a un'era dove tutto può accadere, tutto si può fare, io farei dei film insertando dei personaggi storici dei B-movie anni 80 italiani. Cioè, immagina Guerre Stellari con veramente la sora Leila. Sì, Giabba de Banfi, bellissimo. Attenzione. 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 Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Mago, su 105 ci sta, una banda di bastardi in libertà, allo zoo, dalle 2 alle 4, tutti i giorni puttanate a volontà, in diretta noi spacco mazzoli. Si ciucciano a vicenda i cupparuoli, senta a me, vendersi fa di Alisei, so i migliori e non a caso sono gay. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Bastardi! È arrivato l'inferno sulle macchine anni 80. Allora, ci segnalano che in realtà quella che vale molti soldi, cioè oltre anche i 100.000 euro, è la Maxi Turbo della Renault. La Maxi Turbo era quella da corsa che era allargata dietro. La GT Turbo dice molto più abbordabile, però poi dipende. Se in buono stato, tipo la fase 2, vale anche 80.000 euro, che era quella un po' più preparata. Una macchina comunque vecchia. 20-23 mila euro. Fabio, il mercato del vintage, la DeLorean, io so che torno sempre lì, era una macchina che trovavi a 10.000 massimo, 8.000 euro. Adesso le vendono a 50-60 mila se è in discreto stato. Allora, se invece sono cinquantenni, no, pirla. No, funziona, no. Così, bravo. Però hai toccato, no, il tasto giusto. Funziona in base all'età. Cioè, nel senso che adesso lo zoccolo duro di quelli che hanno soldini un po' in più da spendere per dei sogni di quando erano giovani sono la fascia che va tra i 45 e i 57 anni. Esatto. Così erano i miti per noi che abbiamo insomma quell'età lì, la DeLorean, il 5 Turbo, i 125 fighi, quel mondo lì, i motorini, quel mondo lì. E quindi quello che c'ha magari due soldini si può permettere di fare una roba a rate e si toglie lo sfizio, poi non se ne fa un cazzo, cioè questa è la realtà, no, dei fatti. No, però te l'assicuro, io che sto collezionando, cioè ci vai fuori di testa, nel senso che poi per te è una libidine, diventa una malattia. Paolo, tu devi sapere che noi abbiamo, è un po', lo zoo è un polipo, no? Noi abbiamo ascoltatori in tutta Italia, ma in tutto il mondo, quindi c'è gente che ci spia, no? Ho ascoltatori che mi mandano le foto delle officine nelle quali tu hai le moto, sì, e sì, mi scrivono, sì. È un catorcio di merda, che cazzo l'ha comprata a fare? Gli rispondo, guarda che questo sembra scemo, sembra grasso, sembra proprio stronzo, sembra un coglione di merda, ma sì, no? Ma hai tolto le parole di bocca, guarda, sì, veramente, ma in realtà sembra, in realtà sembra un buffone di merda, pezzo di merda. Ma, solo un, ma in realtà sì, sembra un clown scappato da un circo. Ma in realtà questo qua è lungimirante, lui vede in là, infatti ha comprato le moto tipo a 2.000 euro, le rivenderà a 2.020 centesimi. Dopo avercene messo 10.000 di lavori. Allora, io sto prendendo dei casi disperati e li sto riportando a usciti dalla fabbrica. Posso dirti una roba, Fabio, scusami. Sai che se c'è da massacrare, figurati, per ognuno di noi quando arriva il momento è divertentissimo. Però devo dire che invece questa cosa mi piace di Paolo e la condivido, perché quando arrivi quasi ai 50 ti viene sta voglia di toglierti due sfizi che non hai potuto toglierti quando eri giovane. Tu sì, che sei una persona vuota, Fabio, che non hai passioni, non sì, hai un sei cazzo. Sei proprio una persona vuota. Sei una persona vuota. Cioè, tu staresti bene a Cuba a fumarti un sigaro, povero, con la casa marcia dietro. Sai che adesso
colleziono sigari solo per farti uno sgarbo. Però guarda, tu che sei un... comincio a collezionare cubani. Senza connessione internet, senza sì. i vestiti, senza le scarpe, senza una macchina. Allora, tu che sei una persona estremamente arida anche di sentimenti. Sono un po' anaffettivo. Sei una persona che, diciamo, non ha nient'altro. Diciamo, una merda, una merda. Una persona orribile. Cioè, così, capito? Allora, tu spiegami, uno che si compra una moto vecchia è una persona... È una persona che ha una sensibilità, una persona che ha voglia di vivere. Cioè, sai quante migliaia di persone hanno questa passione? Allora, secondo me, se tu sei uno che ha due soldini da parte, sei una persona dotata di cuore, il vino, dai! No, il vino, compri un macchinario per salvare i bambini afghani. Bravo. Ma vai a cagare! Non hai mai aiutato neanche le formiche, bastardo! Guarda che io quelle moto poi le lancerò da un elicottero sul Vietnam. Stanno benissimo in Vietnam. E salverò i nostri patrioti. Ma non ci sono patrioti. Scusa Fabio, allora, quei 27 milioni di euro che guadagniamo a testa noi ogni anno, ognuno li spende come cazzo 26 vuole. 26,99, non so se hai letto bene il contratto. Sì. Sai che mi hanno messo la cifra con i 9999? Che me, piuttosto che di darmi la tonda. Mi hanno fatto anche il calcolino mensile proprio, come i bambini. Cioè, sembrava il Black Friday. Oh, ma per non darmi un euro. E 999. Cazzo, ma fammela piena. Guarda che quella teoria lì del togli un euro lì, togli un euro là, guarda che può far diventare un'azienda ricchissima, eh. Oh, calcola. Io volevo comprare un macchinario per i bambini in Afghanistan e adesso non posso. Niente, sei una persona purtroppo priva di contenuti, Fabio. Sì, però sì, sono sì, pieno di contenitori. Meno male che ci siamo noi che ti possiamo aiutare attraverso questi meravigliosi programmi che si trovano su YouTube, tipo Molo Provo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo, sì, sul mio canale Twitch. Oggi vediamo insieme i nuovi smart glasses della Ray-Ban che si chiamano Ray-Ban Stories. Dai! Ce l'ho. Eccoci, eccomi qua, mi vedete che assomigli vagamente a Tom Cruise, con tanta fantasia, sì. Diciamo un misto tra Tom Cruise e un geco, proprio nel senso del non vedente, non dell'animale rettile. Comunque questi Ray-Ban Stories sono degli smart glasses che ti permettono un po' che ti abbassa la luce del sole come qualsiasi altro occhiale, ma soprattutto di stare sempre connessi con il mondo, come me adesso che sto su Twitch. Vediamo le varie funzioni, dai! Allora, la prima funzione è quella che praticamente questi occhiali registrano, diciamo, tutto quello che vedi, no? Cioè, tu vai in giro e il tempo di... Stavo dicendo, il tempo di durata non è tantissimo, diciamo, questi puoi fare al massimo 30 secondi. Stavo dicendo prima che finivi il tempo, che puoi fare al massimo 30... La durata non è tantissima, però comunque la precisione è invidiabile. Ok, andiamo a esplorare tutte le funzioni una per una. Cominciamo da questa che dice: cattura il mondo come lo vedi. Come lo vedi? Io so 1,54 m, quindi lo vedo molto dal basso. Poi abitando a Bari, vecchia, diciamo che non è che proprio vedi le cascate della Val d'Aosta, diciamo. Però comunque adesso in questo momento vedi i cassonetti della spazzatura. Bello. E quelli faccio, insomma, ragazzi. Adattiamoci, dai, scatta foto e video a mani libere e vivi il momento. Allora, praticamente la funzione geniale è che tu scatti le foto senza usare le mani, no? Vediamo, sì. Facciamo la foto un attimo alla campana del vetro, che è messa meglio rispetto all'umido. Non succede un cazzo. E non scatto facendo, forse muovendo la testa. No. Scarica la batteria. Usatello. Neanche. Batte le mani. E non scatta. Ma forse sta il comando vocale. Scatta! Oh, scatta! Ciao scatta, che sono zoppi, Miche! No, non parlavo con te, Natale, lo so che sei azzoppato, parlavo con l'occhiale. Buon il vino, Buon il vino, spirito stel cazzo. Niente, allora, non scatta, cioè, per scattare bisogna schiacciare il pulsantino che sta in alto, che è come una macchina fotografica normale, con la reflex degli anni 70. Che delusione. Pensavo, niente, deludante. Altra funzione, dai! La seconda funzione di questi occhiali è il controllo touch, sì! Perché praticamente sulle stanghette laterali le puoi usare per abbassare o alzare il volume mentre stai sentendo una canzone. Mettiamo un Greatest Hits di Tony Dallara, sì, dai, eccolo! E così con la stanghetta abbassi e nell'altro modo li alzi. L'unico problema è che se c'hai i capelli un po' lunghetti sui fianchi come c'ho io, quanti pettini, quanti volume, così vedo e non riesci a abbassarlo, capito? Non mi fischino l'orecchio, che delusione, che acufene.
Bene ragazzi, andiamo avanti con tutte le cose fenomenali. Ecco qua, sì. Ascolta musica e chiamate senza estraniarti dall'ambiente che ti circonda. Questo è una cosa importante, perché tante volte magari quando stai piegato sul telefono così ti distrai. E un momento, mi sono distratto un secondo, sto facendo la cosa su Twitch degli occhiali, no? Rompicoglione, dove cazzo devi andare? Via! E adesso passiamo alla penultima funzione, che questa è veramente avanti, che è il control vocale con Facebook Assistant, sì! Adesso per il momento è solo in inglese, però modestamente io che mastico, me lo faccio vedere. Well, Facebook Assistant! Hi, how can I help you? Open the page! Won't you like to see Paris picture? Questo non l'ho capito, è molto veloce. Un po' di fica si può vedere? This is what I found for FICA. Più piano. FICA. Un po' di fic. Little pussy, si può vedere? Did you want to book a restaurant in Paris? Non capisco, questo parla veloce. Mia moglie Loredana. Loredan wife. Okay, I booked at Loredana restaurant in Paris. Ma no. Ho prenotato un ristorante a Parigi. Ma che delusione! 400 euro mi è costato! E com'è possibile? Ma un tavolo! Io manco ci sono per andare a Brindisi! Figurati a Parigi! È da rivedere questo controllo vocale, ragazzi! Sì! Vediamo l'ultimo straordinario gadget, che è la custode ricaricabile. E questo devo dire, gli amici della Ray-Ban ci hanno pensato. Perché giustamente stanno in giro tutti i giorni con questi occhiali, sempre iperconnessi. La cosa importante è avere una batteria che supporta la tua attività di creator. E devo dire, ragazzi, ve lo ammetto, che questi occhiali praticamente non si scaricano. Aspetta. No, è finita così. Allora, me li hanno regalati, devo dire che non servono a un cazzo proprio. Cioè, proprio ma proprio mai. No, perché devi passare nel telefono, poi ripostare. Sì, cioè, una rottura di coglioni. Bella l'idea, bella l'intuizione, ma una merda. E poi ti ricordi che mi ero fatto fregare io là a Miami qualche anno fa? Ne avevo preso un paio che è identico e fa le stesse cose. Sì, vabbè, ma Paolo, lascia stare. Della Pacciotti erano, se non sbaglio. Anche quelle. Io non capivo, Fabio, lui tornava in radio tutti i giorni con una marea di CD, no? E mi diceva, guarda, CD. Io dicevo, cazzo, ma sta diventando manager di qualche artista magari di strada. In realtà comprava la bamba, sto merda, capito? Cioè lui, perché la gestiscono così qua, capito? No, non più, perché non ascolta più nessuno i CD. Lo so. Comunque, volevo mandare un saluto a Ema Motorsport, che ci ha lasciato settimana scorsa. Purtroppo si è tolto la vita ed era un grande appassionato di macchine e faceva dei video bellissimi su YouTube. Visto che abbiamo parlato di autovetture un po' particolari, lui era un possessore della DeLorean e purtroppo si è levato la vita. Noi ci risentiamo lunedì, grazie a Pippo Palmieri, grazie alla Puccioni, grazie alla Chicca, grazie a Lucilla, grazie a Wender, grazie a Johnny, grazie al cazzo, grazie al maestro, grazie. Il più bello del mondo, grazie. Fabio Alisei ubriaco, Paolo Nois, Motorsports in the cazzo in the cube. Reggio Motorbike, arrivo! Ciao! Ecco. Cioè, non è che saluta me, saluta Reggio Motorbike, sto pezzo di merda. Saluto un arto! Ma vai a cagare. Marco buon Mazzoli, fine settimana. Scusami. Sì, certo. Ma si spaccherà quel motorino di merda che c'hai, Marco, che finisci in un bel fosso, ma che bello. Ma quale delle quattro?